Eccoci qua. Ciao a tutti, un saluto ai lettori e in questo caso agli spettatori degli Immoderati. Oggi riprendiamo una rubrica che è TV Immoderata e lo facciamo con un ospite molto gradito che è Gabriele Giacomini. Ciao Gabriele. Ciao, grazie. Allora, Gabriele è un dottore di ricerca con formazione filosofica. Attualmente è assegnista di ricerca all'Università di Udine e collabora con la Fondazione Giannino Bassetti di Milano per temi inerenti al digitale. Oggi però è qui con noi, diciamo, in veste di saggista perché ci aiuterà a approfondire un po' il suo ultimo lavoro. Ora, non è facile riassumere le tesi di un intero lavoro, però ci proveremo insieme, diciamo. Il lavoro si chiama Potere digitale, come Internet sta cambiando la sfera pubblica e la democrazia, edito da Mittemi e con prefazione di Michele Sorice. E allora, Gabriele, facciamo così. Secondo me il tuo lavoro potrebbe essere, come dire, riassunto inizialmente con una specie di idea di fondo, idea guida di fondo, che potrebbe essere la seguente. La nostra democrazia in qualche modo è estremamente sensibile al modo in cui l'informazione viene gestita. E questa che potrebbe sembrare un'idea banale, scontata, non lo è affatto, soprattutto alla luce dell'anno che ci ha appena abbandonato, del triste anno che ci siamo appena lasciati alle spalle. Sto parlando ovviamente del tema imperante attraverso i canali di informazione, che è il tema della pandemia del coronavirus. Abbiamo visto in che modo serva un'informazione responsabile per governare flussi così stratificati, così intricati di informazione. E a questo problema, infatti, si è unito quello che con un neologismo del 2020 viene chiamato il tema dell'infodemia, questo sovraccarico di informazioni a livello proprio quantitativo, in cui diventa difficile discernere il vero dal falso, diventa difficile informarsi, diventa difficile farsi un'idea chiara. Quindi, per iniziare, io volevo chiederti: c'è un tema, diciamo, di responsabilità dell'informazione, c'è un tema di gestione, di buona gestione dei flussi di informazione e che responsabilità hanno in tal senso i media tradizionali e non? Ma la responsabilità, nel senso che in una democrazia liberale di lungo corso, i media corrispondono al cosiddetto quarto potere. Oltre ai tre celebri di Montesquieu, esecutivo, legislativo e giudiziario, c'è questo quarto potere, che è il potere dell'informazione, che è un potere autonomo, il più possibile autonomo da quello dello Stato, soprattutto dal governo, almeno così dovrebbe essere, e così è in teoria. E questa autonomia ovviamente porta da sé delle responsabilità. E il concetto di infodemia in realtà mi convince in parte, nel senso che infodemia ricorda, l'idea ricorda una pandemia non biologica ma informativa, no? Quindi diciamo, ci dà un po' una connotazione patologica. Io credo che però in realtà sia anche un po' fisiologico quello che è successo, nel senso che siamo davanti ad una situazione davvero eccezionale. Dal punto di vista sanitario, purtroppo ci ha lasciato un capoluogo di provincia alla fine, perché se vediamo fino adesso il numero delle persone che purtroppo hanno avuto la peggio nei confronti con il virus, alla fine stiamo parlando di una cittadina come Gorizia, ci stiamo avvicinando a una cittadina come Udine, che intera scompare così da un anno all'altro. Quindi questa cosa qui è una cosa ovviamente che colpisce molto e è un po' fisiologico che i mezzi di informazione ovviamente ci si butti un po' a pesce. E per non contare tutte le altre conseguenze, perché davvero molto probabilmente la crisi del 2007-2008 sarà un incidente di percorso rispetto a quelle che saranno le conseguenze non soltanto economiche ma anche sociali di questa pandemia, conseguenze che caratterizzeranno tutta la nostra vita. Cioè tutta la nostra vita attiva nei prossimi 10-20 anni, probabilmente anche di più, sarà caratterizzata da questo evento. Quindi è ovvio che un po', diciamo così, ci sia un po' di sovraccarico. Certamente però il sovraccarico non deve significare confusione.
Ma qui è un po' la democrazia che davanti a situazioni un po' eccezionali tende un po' a sovraeccitarsi, lo raccontavano anche della guerra Atene-Sparta, no? Del modo in cui Atene gestì, forse non in modo perfetto, la guerra con Sparta, in queste assemblee un po' caotiche. E quindi abbiamo avuto questa impressione. L'impressione che ci fosse tanta carne al fuoco, l'impressione che ci fosse tanta emotività, che il ruolo di filtro degli organi di formazione, sì, fosse svolto, ma non fino in fondo. C'è stata però che è un aspetto di nuovo fisiologico. Lo spiegava Angelo Panebianco in un bel articolo. Bellissimo libro di qualche tempo fa che si chiamava L'analisi della politica. Lui diceva che in democrazia non c'è l'illuminismo applicato, cioè non ci si può aspettare che ci sia la scienza con la S maiuscola che, diciamo così, cali dall'alto la tavola, diciamo così, delle verità e delle leggi. Molto spesso invece ci sono tanti esperti, tanti scienziati che la pensano in maniera diversa, che alla fin fine si confrontano fra di loro prendendo anche delle posizioni un po' politiche, no? Quindi abbiamo, non so, magari gli scienziati che sono più vicini ad una tesi più, fra virgolette, negazionista, altri che sono più vicini ad una tesi più, diciamo così, molto più prudente, molto più attenta. È positivo questo o negativo? Ma è innanzitutto una caratteristica della democrazia, no? Il fatto di avere tante voci che si confrontano. Ovviamente il tema della qualità del confronto è un tema altrettanto importante, ci si dovrebbe auspicare anche per motivi di tipo deontologici che l'informazione data sia il più possibile corretta, il più possibile basata su evidenza, il più possibile completa. Sì, esatto, esattamente come hai detto, anche perché abbiamo visto come la televisione abbia in qualche modo creato delle dicotomie fra pareri tra esperti che molto spesso tendono a confondere l'opinione pubblica piuttosto che alimentare una forma sana di informazione e di divulgazione su questo tema. Comunque, una grossa parte del tuo lavoro è incentrata sulla trasformazione dei mezzi di informazione in un contesto digitale. E lo hai fatto, diciamo, prendendo punti di vista diversi e chiamando uno stesso fenomeno con due termini che possono sembrare, come dire, mutualmente escludenti, sì, ma non lo sono, in un certo senso, e sono i termini disintermediazione e neointermediazione. Ci vuoi spiegare in cosa consistono? Sì, abbiamo visto anche appunto durante questa pandemia, diciamo così, mentre le TV appunto, no, cercavano di dare spazio, no, a tantissimi esperti e non sempre, diciamo così, davano loro voce cercando di essere il più dialogici possibile, ma spesso, no, magari anche alimentando dei possibili conflitti che ovviamente fanno share, mentre accadeva tutto questo, l'informazione però viaggiava non soltanto nei mezzi, diciamo così, tradizionali, ma anche online. E questo è un fatto, un fenomeno che le scienze sociali mettono sotto l'ombrello della disintermediazione, che è un concetto che in realtà tutti noi conosciamo molto bene, nel senso che fino a 10, 20, 30 anni fa, per viaggiare, ad esempio, andavamo in agenzia di viaggio, quindi avevamo questo intermediario. Ora le agenzie di viaggio, intanto, sono andate in crisi, purtroppo, altre invece sono specializzate in cose un po' più particolari. Noi invece spesso quando facciamo un viaggio, quando torneremo a fare dei viaggi, visto che adesso siamo nel pieno fra la seconda e la cosiddetta la terza ondata, quando torneremo a fare dei viaggi, faremo le prenotazioni direttamente attraverso appunto internet. Quindi cosa c'è stato? Una disintermediazione. Quelli che erano degli intermediari, le agenzie di viaggio, si sono sfarinate. Questo lo vediamo in tantissime altre cose, anche quando andiamo in banca, no? Fino a 20-30 anni fa, di nuovo, fare un bonifico, dovevi andare in banca, lo sportellista, eccetera. Adesso con l'home banking lo fai direttamente.
Questo ovviamente è applicabile al mondo dell'informazione in generale, le notizie non le leggo attraverso un giornale col direttore, il redattore ordinario, eccetera, eccetera, ma prendo le informazioni direttamente su internet. E è applicabile anche al campo della politica. Ad esempio, no, questa cosa è stata fatta in Italia prima da Matteo Renzi, poi Salvini. Le comunicazioni dei politici non si leggono soltanto sui giornali, non si vedono soltanto nel TG delle 20, ma viene fuori, diciamo così, l'iconcina di Facebook, c'è il politico di turno che parla, lo ascolto direttamente. Allora, tutto questo ha portato a una disintermediazione, nel senso che gli intermediari tradizionali sono sfarinati. Il problema è che però questo concetto è un concetto vero parzialmente, nel senso che c'è, diciamo così, un altro lato della medaglia. E l'altro lato della medaglia è il senso assoluto di questo termine, dell'intermediazione in senso assoluto, in senso etimologico, il media come qualcosa che collega noi e il mondo delle informazioni, il mondo dei fatti. E in questo senso gli intermediari non sono spariti, perché nel caso di dei viaggi noi in realtà prenotiamo direttamente, ma anche no. Nel senso che non andiamo direttamente senza alcun intermediario a comunicare con l'hotel in cui andremo, nel villaggio turistico in cui andremo. Utilizziamo delle piattaforme. Ce ne sono tantissime in ambito turistico, ce ne sono tante, ogni banca ne ha una, in ambito finanziario, ce ne sono tante nell'ambito informativo, Facebook, Twitter, eccetera, eccetera. Ce ne sono anche alcune in ambito politico, ad esempio in Italia, Rousseau, ma anche i siti internet dei politici, i social network dei politici gestiti da agenzie di comunicazione. Tutti questi sono i nuovi intermediari. Quindi in parallelo ad una disintermediazione, noi abbiamo una neo-intermediazione, cioè nuovi intermediari. E questo si vede moltissimo anche nell'ambito della pandemia, di cui parlavamo prima, anche rispetto ad esempio alle cosiddette fake news, legate ad esempio, in questo periodo si parla molto ad esempio dei vaccini, no, di questi movimenti a favore dei vaccini, movimenti Novax, ci possono essere delle fake news. Allora si dice, ci si domanda se le piattaforme che veicolano le fake news sono in grado di limitarle, possono limitarle, è giusto o no che le limitino? Tutti questi sono interrogativi che non si porrebbero se non ci fossero questi neointermediari. Questi neointermediari ci sono ed è il caso di vederli, perché nel momento in cui si vedono, si riesce poi, diciamo così, a analizzare quelli che sono i problemi e a pensare ad eventuali soluzioni. Sì, infatti il tema, diciamo, della neointermediazione pone il problema di quanto sono affidabili i vecchi e i nuovi intermediari. Tu nel tuo lavoro parli anche della funzione di gatekeeper dei giornali, che devono filtrare le informazioni responsabilmente. Solo che il tema dell'affidabilità dei media tradizionali e non è un tema molto delicato, perché gli ultimi studi al riguardo non sembrano dare così risposte molto, molto edificanti sul tema. Faccio riferimento ad esempio al Digital News Report del 2020, che in qualche modo ha preso un campione di 40 paesi sparsi in tutto il mondo, in cui è inclusa anche l'Italia, e se si va a vedere proprio il caso italiano, la situazione non è molto felice, nel senso che da una parte alcuni media tradizionali, come ad esempio la televisione, resistono anche all'attacco dei social media, che è anche diciamo un dato curioso, perché in Italia la televisione ha svolto un ruolo culturale molto importante. Dall'altra però ci sono dei dati che non rientrano nella media degli altri paesi, che sono ad esempio il dato sull'affidabilità proprio dei nuovi media. Ad esempio nel caso italiano il report dice che meno di 4 intervistati su 10 dichiara di affidarsi completamente alle notizie che legge o che ascolta. Questo dato scende ulteriormente se si pensa ai social media, cioè la gente dichiara in meno di 2 casi su 10 di affidarsi completamente a quello che legge sui social media, per quanto riguarda appunto le news. Il che è anche un dato curioso se si pensa al fatto che proprio i social media sono uno dei mezzi di informazione in ascesa negli ultimi anni.
Facebook e WhatsApp per primi rispetto a questo report. Un dato rilevante è anche il fatto che gli italiani dichiarano nel 63% dei casi di usare lo smartphone come primo mezzo di informazione. In realtà il caso italiano è un caso paradigmatico perché non vorrei sbagliarmi, ma se non sbaglio siamo fra i primi paesi al mondo, o comunque sia in Europa, ad avere un altissimo come dire, numero pro capite di cellulari, che ovviamente non c'è un rapporto di causazione diretta fra le due cose, però sicuramente c'è una qualche correlazione per il tempo passato a utilizzare lo smartphone. Ecco, quello che volevo chiederti, facendo questo piccolo cappello introduttivo sul report, è questo. Come è possibile che a fronte di un aumento dei social, del loro utilizzo come mezzo di informazione, non si accompagni un riconoscimento contestuale, diciamo, della loro qualità? Perché questo è un tema che tu hai affrontato molto direttamente all'interno del libro, attraverso un concetto paradossale che tu chiami paradosso del pluralismo. Ci spieghi un attimo cosa intendi con questo termine e come si lega al ruolo di ascesa dei social media? Sì, il paradosso del pluralismo è presto detto, cioè il pluralismo è due cose, è pluralismo quantitativo, il numero di fonti e delle voci che abbiamo a disposizione, e pluralismo inteso in senso qualitativo, cioè come queste fonti vanno in relazione fra loro e se hanno la possibilità, se ognuno di noi ha la possibilità di confrontarsi con diverse fonti di informazione. Cioè quindi, mentre quello quantitativo parla di un mero numero disponibile, invece il pluralismo qualitativo parla anche del modo, no, con cui si interagisce con queste fonti. Sartori faceva una differenza parlando, ad esempio, delle fazioni medievali dei partiti moderni. Le fazioni medievali erano tante, tantissime, guelfi bianchi, guelfi neri, ghibellini, eccetera, eccetera. E anche i partiti sono tanti, ma il primo non ha un pluralismo qualitativo mentre ha quello quantitativo e il secondo li ha entrambi. Perché? Perché le fazioni erano tante, ma quando perdevi le elezioni andavi in esilio, come è successo a Dante, fra l'altro. Nei partiti, anche i partiti sono tanti, esattamente così come le fazioni, quindi c'è un pluralismo quantitativo, ma se perdi le elezioni hai diritto di parola, hai diritto di tribuna, quindi c'è un pluralismo qualitativo, non sono soltanto tanti partiti, ma queste voci possono parlare fra di loro, possono confrontarsi, no? Quindi questa è un po' la differenza. Su internet cosa è successo? È successo che dal punto di vista quantitativo non c'è alcun dubbio che il pluralismo sia aumentato moltissimo, perché i costi per parlare, per comunicare, sono abbassati moltissimi, quindi questa è una notizia molto buona. Esempio collegato a questo fenomeno del citizen journalism, tante cose positive. Ci si domanda però se su internet è aumentato anche il pluralismo qualitativo, e su questo ci sono dei dubbi, perché sembra che ci siano dei fenomeni come l'echo chambers, le camere dell'eco, che tendono un po' a isolare le persone, perché già noi tendenzialmente di natura nostra tendiamo a frequentare persone e a vedere cose che sono consonanti con noi, con i nostri gusti, è il principio della omofilia. Quindi già noi abbiamo questa cosa qui di natura, sia online, sia offline, ovunque, sempre. Ma il fatto è che veniamo profilati su internet per scopi commerciali, vengono studiate le nostre tracce digitali e per scopi commerciali, per farci contenti, le piattaforme ci offrono quello che a noi ci piace di più. Quindi non soltanto noi aggiungiamo amici che, diciamo così, ci stanno più simpatici, mentre magari in altri contesti, sempre nel contesto lavorativo, dobbiamo farci un po' andare bene un po' tutti, no? Quindi già su Facebook siamo un po' più tentati a selezionare rispetto al contesto esterno. Poi le piattaforme di più ci tendono a darci quello che a noi ci piace, insomma, tendiamo a confermare i nostri gusti, tendiamo un po' a vedere le cose che già sappiamo, le cose che già ci piacciono. Questo ci crea una bolla, no? E quindi sono limitati gli incontri casuali, gli incontri con il diverso. Il pluralismo in senso qualitativo, no? Come dialogo con il diverso, rischia un po' di appassirsi. E questo è il paradosso del pluralismo su internet. Aumenta quantitativamente, sembra che negli ultimi anni, dal punto di vista qualitativo, ci sia un rischio di diminuzione. Tutto questo ovviamente va relativizzato, nel senso
senso che, come dicevi giustamente tu, come diceva il report, in realtà la nostra dieta mediale è una dieta ibrida. Cioè, non c'è i social network che sostituiscono completamente la TV e i rapporti personali. C'è, diciamo così, un po' una sovrapposizione di diversi strati, come no, nel terreno, come gli archeologi, no, che scoprono diverse ere, e così, diciamo, la nostra dieta informativa è composta da diversi media. E non c'è uno che annulla l'altro. Quindi, in realtà, ancora adesso la TV, ad esempio, in Italia è la principale fonte di informazione. Nei prossimi decenni, anche se non sarà la prima, sarà comunque molto rilevante. Poi il meccanismo di relazione anche fra i media è esso stesso ibrido, nel senso che magari ad esempio su Facebook si condivide un articolo che è stato scritto da Repubblica, dal Corriere, dalla Stampa, dal Fatto Quotidiano, no? Quindi in realtà la stessa anche diffusione delle informazioni digitali poi è legata ad una produzione di tipo più tradizionale, quindi in realtà la situazione è complessa. Però sicuramente il paradosso del pluralismo, secondo me, ci deve interrogare, ed è qualcosa su cui dobbiamo riflettere, soprattutto nel rapporto fra questi neointermediari e il potere pubblico, il potere politico, perché ogni era, ogni generazione ha dovuto fare i conti con le innovazioni del suo tempo. Siamo all'inizio del Novecento, l'energia elettrica, che era pericolosissima. Pensiamo ad esempio a tutte le innovazioni dell'automobile. Le prime automobili non erano sicure, erano molto pericolose, i vetri non erano infrangibili, le porte si aprivano a favore di vento, quindi se ti si aprivano per sbaglio e non riuscivi più a chiuderle, non c'erano le cinture di sicurezza. Quindi abbiamo adesso delle nuove tecnologie informatiche che ci hanno portato dei grandi progressi, ma dobbiamo anche capire quali sono i loro punti deboli e cercare un po' di pensare eventualmente a delle cinture di sicurezza laddove noi riteniamo, insomma, sia giusto e positivo metterle. Sì, proprio parlando di cinture di sicurezza, tu citi anche nel tuo libro alcuni epifenomeni legati a questa forma di neointermediazione, che ad esempio parli del fenomeno del fact-checking, come ad esempio la nascita di alcune agenzie del web, tu chiami così in maniera molto generale perché sono molto sfaccettate come Valigia Blu o Pagella Politica, che in qualche modo nascono dal bisogno di contrastare la circolazione, come dire, straordinaria di alcune forme di fake news che proprio riescono a cavalcare forse queste nuove forme di neointermediazione. E la fuoriuscita di fake news in qualche modo ha una ricaduta pesante sulla forma della nostra democrazia, che risente, questo è, diciamo, l'idea guida in tutto il tuo libro, risente del modo in cui l'informazione appunto viene gestita. Tant'è vero che tu proponi alcune definizioni, seppur diciamo di guida appunto di democrazia, basate su due punti di vista: un punto di vista minimale o procedurale, democrazia come semplicemente un certo insieme di regole, le regole democratiche, e una forma invece di democrazia sostanziale, sostenendo appunto che dobbiamo concentrarci su questa seconda forma, perché è questa che ci interessa, di cui ci interessa parlare, analizzare in un contesto di digitale. Che tipo di analisi dovremmo fare riguardo alla nostra democrazia e quali ricadute hanno, ad esempio, le fake news, ma anche semplicemente una certa gestione dell'informazione sulla nostra democrazia, la democrazia tipicamente liberale? Certo. Ma sì, no, in realtà ovviamente mi concentro sulla democrazia più in senso dialogico, perché è quella che riguarda più la sfera pubblica, no? Habermas, la sfera pubblica. In realtà no, anche l'aspetto minimale è fondamentale, insomma, è importante vivere in democrazia in cui sai che, insomma, la notte la polizia segreta non verrà a prenderti per condurti in una cantina. Quindi so, l'aspetto importante è anche quello. Ovviamente viene dato più per scontato nella nostra democrazia occidentale di lungo corso, per fortuna. Speriamo che sia così ancora a lungo. Ma quello che mi sembra di vedere è un po' anche qui una polarizzazione. Abbiamo parlato prima della polarizzazione, di frammentazione e polarizzazione legata
alle echo chambers, no? Quindi queste idee delle persone che tendono un po' a frammentarsi, a divergere, a polarizzarsi. A me sembra che ci sia una conseguenza simile anche nell'ambito della democrazia, tanto è vero che un bravissimo filosofo politico, Palano, parla addirittura di bubble democracy, no? Democrazia bolla. E, la mia impressione è che ci sia da un lato delle spinte dal basso che si possono qualificare in molti modi, perché passiamo dalla partecipazione civica, ad esempio attraverso le piattaforme che viene fatta dai comuni, viene fatta dai cittadini, su anche progetti molto concreti, ad esempio il populismo, quello che Mauro Barberis chiama populismo digitale, no? E quindi in realtà dentro questa, diciamo così, questo ribollire dal basso, che poi a volte anche strumentalizzato dall'alto, insomma, abbiamo tantissime, tantissime cose. Però si tratta comunque di movimenti democratici collegati a, comunque alla partecipazione debole, forte, in tante forme, dei cittadini attraverso il digitale. Da un lato abbiamo questa cosa qui, dall'altro abbiamo invece una tendenza tecnocratica che fra l'altro si è vista in parte anche nell'ambito della pandemia Covid-19, no? Nel senso che noi abbiamo delle istituzioni come, che sono molto importanti, come la Banca Centrale Europea, che di fatto è un'istituzione che ora sta permettendo la tenuta del sistema italiano. Sono appunto delle agenzie che non sono delle agenzie maggioritarie, sono delle agenzie indipendenti da chi? Ovviamente dai cittadini. Quindi anche qui abbiamo una certa contraddizione, no? Fra questa spinta politica legata all'utilizzo del digitale per partecipare, per dare le proprie opinioni, e poi, diciamo così, abbiamo la presenza, che fra l'altro è anche motivata, cioè la mia non è una critica, diciamo così, di valore, è un giudizio di fatto, un semplice stato di fatto. Dall'altra parte c'è questa, appunto, questo emergere del ruolo così, degli esperti, dei tecnici. E, in questo senso la democrazia che conoscevamo, quella del trentennio d'oro, dei partiti di massa, si sta un po' sfarinando, si sta un po' scomponendo, perché nei partiti di massa in realtà queste due componenti ce l'avamo insieme, perché pensiamo al Partito Comunista, ma anche alla Democrazia Cristiana, noi avevamo la partecipazione degli operai o delle casalinghe, no? E al tempo stesso avevamo una dirigenza, i politici di professione, una dirigenza molto preparata anche dal punto di vista tecnico. Quasi tutti, tantissimi dirigenti del Partito Comunista o della Democrazia Cristiana erano professori, avvocati, no? Quindi era un'elite culturale, non economica, ma appunto culturale, partitica. Queste due cose però andavano insieme nel partito di massa, no? Perché poi nel circolo di partito tu appunto trovavi l'operaio, poi il rappresentante politico di professione. Ora, con la crisi dei partiti di massa, c'è un po' questa scomposizione. Non sembra che queste due componenti, quella della competenza e quella della partecipazione dal basso, si siano un po' scomposti, e una si è rifugiata, no? Anche grazie al digitale, nella partecipazione dal basso che ribolle in diverse forme, e l'altra si sia rifugiata in questi enti, appunto, come appunto la Banca Centrale Europea, non soltanto. È una differenza significativa che però appunto rischia di aumentare la polarizzazione e la conflittualità, proprio perché mentre nei partiti di massa c'era una sintesi, ora la sintesi purtroppo è un po' più difficile, secondo me, da trovare. Sì, assolutamente, soprattutto per quanto riguarda il tema della polarizzazione fra esperti e del ruolo che nelle democrazie odierne ha quella che viene chiamata nella letteratura l'autorità epistemica, cioè una persona che detiene che esercita una certa influenza sui suoi ascoltatori in virtù della sua expertise, della sua competenza. E questo è un tema assolutamente complesso che qui non avremmo il tempo di sviscerare. Io ti ringrazio, Gabriele, perché è stata una intervista molto interessante. Il tuo lavoro ovviamente è denso di moltissimi altri contenuti,
però credo che abbiamo individuato quelli principali. E a questo punto direi di congedarci e faccio un saluto ai nostri ascoltatori, ai nostri lettori moderati. Ciao Gabriele. Grazie mille, ciao.